Altro che ci dà modo, cioè dà modo più che altro a te di, ecco, ancora vedi, sei senz'altro gettonatissima, è un termine giornalistico. Comunque, ecco, ancora, riponiamo, pronto? Senta, a proposito di libertà che non sono garantite in Italia, ecco, io mi voglio riferire alla libera scelta della maternità, che è una libertà appunto che in Italia, diciamo, non è sufficientemente garantita o in alcuni casi affatto garantita. E che vorrei fare una domanda alla consigliera Belillo. Vorrei sapere come il Partito Comunista si è battuto perché questa libertà della maternità potesse essere realizzata in Italia. D'accordo, la ringrazio, molto gentile. Dunque, allora hai ancora da rispondere alla prima mia domanda, che era quella tra le differenze tra Cina e Russia. Poi abbiamo questo signore che senz'altro ha fatto un'analisi, senz'altro molto interessante, delle libertà, cioè definita anche nel senso filosofico, dell'utopia. Io non sono così bravo. E poi anche del discorso dell'ultima telespettatrice, che addirittura parla appunto come concepiscono i comunisti la libertà di maternità. Ecco, dunque, per c'è quanto... un'altra telefonata, io la prenderei al volo e dopo pregherei i nostri telespettatori, dato che vedo, pronto, te le hai, signora, signorina, chi è? Quante famiglie russe hanno la macchina rispetto agli italiani? Questa è la sua domanda. Sì. D'accordo, la ringrazio. Prego. Dunque, ecco, una domanda addirittura, macchine, ecco, io prendo tutto, macchine in Russia, d'accordo. Dunque, comincio subito con questa ultima, io proprio non lo so, so soltanto che in Italia magari dal 64 ad oggi tutti quanti abbiamo fatto la macchina, la macchinina, la macchinaria, abbiamo fatto le cambiali per comprarci questa macchinina ed ora con l'aumento del petrolio, della benzina, vabbè, si continua ancora a camminare, probabilmente si tiene in garage e c'è il problema. Non si sa quante macchine ci abbiamo in Italia, ma si sa sicuramente che mancano tante case. Vabbè, a parte questo, per quanto riguarda il discorso che ha fatto invece quel signore sulla libertà, beh, io probabilmente sono molto meno filosofica di lui, anche perché ho meno basi probabilmente di preparazione, di studio, adesso io non lo so. Comunque so soltanto una cosa, che per me la libertà è un fatto molto concreto. Cioè non è un qualche cosa di trascendentale che è al di sopra di noi, a cui tutti noi aspiriamo, comunque cerchiamo di raggiungere, un po' come una specie di paradiso a cui nessuno mai riuscirà ad arrivare. Cioè io sono molto franca, cioè per me, quindi io credo che per me, ecco, la libertà è una cosa molto concreta, cioè la possibilità appunto di lavorare, la possibilità di vivere una vita degna di essere chiamata tale, la possibilità di avere rapporti sociali, di vivere in comune con gli altri, certo fatta quindi anche di momenti di delusioni, di crisi, di sofferenze, però certo tutto, ecco, basato secondo me, ecco, posso anche avere, diciamo, una concezione sbagliata della libertà, ecco, cioè comunque la cosa più importante secondo me, al di là della, diciamo, della doppiezza fra l'Italia e l'Unione Sovietica. Cioè, noi sappiamo che l'Unione Sovietica 50 anni fa hanno costruito il socialismo, cioè un modo nuovo, un nuovo modo di avere i rapporti economici, i rapporti produttivi, in una realtà molto arretrata, dove addirittura esistevano ancora i servi della gleba, e chiaramente hanno lavorato portando avanti un loro modo, un loro modello, tenendo conto degli usi, dei costumi, della mentalità, della storia di quel popolo. E probabilmente alcune cose che per noi sono cose veramente insopportabili o incomprensibili, probabilmente per loro sono addirittura assimilati nel loro modo di vivere, di concepire i rapporti umani e la vita. Per quanto appunto riguarda invece l'Italia, ebbene io sono convinto, sono d'accordo col discorso che faceva quel signore, cioè in Italia il Partito Comunista si è sempre battuto per garantire non solo tutte le buone libertà borghesi, che è la rivoluzione borghese, anche se in Italia non è stata ancora fatta del tutto, comunque ha portato avanti, e in più lottiamo per riuscire a far modo che attraverso la partecipazione, attraverso la democrazia, attraverso lo sviluppo dell'essere umano come individuo, no? Che riesce a esprimere tutte le sue potenzialità e le sue qualità, riuscire a creare una società socialista. E noi in Italia crediamo che è possibile costruire il socialismo in questi termini, cioè proprio perché la storia del nostro paese, i rapporti, come si è andata avanti la politica, le esperienze negative che
abbiamo anche fatto, il fatto che in Italia noi abbiamo avuto 20 anni di fascismo. Beh, tutto questo è chiaro che ci permette, secondo noi, di fare in modo che al socialismo ci si arrivi attraverso una grande partecipazione popolare. E tant'è vero che proprio oggi, in una situazione per esempio di estrema crisi, in un momento in cui gli attacchi del terrorismo cercano di terrorizzare la gente, di ricacciarli all'interno delle loro case, ebbene, proprio i comunisti, il Partito Comunista, cerca di mobilitare i lavoratori, le masse popolari, le donne a uscire in piazza a manifestare per la difesa delle istituzioni democratiche, per la difesa di questo tessuto democratico che con tanta fatica abbiamo raggiunto il nostro paese. Ecco, per quanto riguarda la domanda invece molto interessante che mi è stata fatta rispetto alla maternità, ebbene, lo diceva nella sua domanda all'inizio, in Italia la maternità non è stata mai una libera scelta. Purtroppo la maternità è stata vissuta come un fatto individuale della donna, quando andava bene della coppia, e la donna era sola a decidere sia se volere figli, se non volerli, era sola di fronte al problema di far crescere questi figli, di farli occupare. Oggi noi abbiamo fatto, insieme anche a tutto il movimento delle donne, il Partito Comunista con la sua posizione, che gli viene anche dalla sua concezione della vita, del mondo, dei rapporti umani, si è battuto e si è battuto da molti anni perché finalmente la maternità diventasse una libera scelta per la donna e per la coppia, perché siamo convinti che un figlio voluto sia migliore, no? Sia tenuto anche meglio, sia qualche cosa di più prezioso di un figlio non voluto. E oggi noi sappiamo, grazie anche a queste grandi battaglie che come comunisti abbiamo fatto, non certo da soli, è venuta avanti nella coscienza degli uomini e delle donne nel nostro paese l'importanza che assume oggi la maternità, ma soprattutto l'avere un figlio, che è veramente qualche cosa di estremamente importante. Perché un figlio appunto non è soltanto un essere umano in più, ma appunto un individuo che avrà diritti, che avrà bisogni, per cui bisogna essere estremamente preparati, disponibili. Ecco, io scusami se ti interrompo, senz'altro il tema che ha proposto la nostra telespettatrice interessante, specialmente per te che sei donna. Ma ecco, io volevo ricollegarmi alla prima domanda che ho fatto io. Conflitto Cina-Russia, ecco, come te lo spieghi, queste due grandi entità appunto mondiali. Appunto, io sarò molto approssimativa, comunque io credo che due paesi così grandi, con storie, con modi di concepire la vita, il mondo così diversi fra di loro, che sono arrivati al socialismo in modi anche diversi, in tempi diversi, hanno comunque bisogno di continuare la loro storia, il loro cammino, no? nella loro crescita. Per cui è chiaro che, certo, sono cose dolorose per un comunista vedere che non solo Unione Sovietica-Cina, ma anche Vietnam e la Cambogia, ci sono tutta una serie, nei stessi paesi dell'Africa che stanno sorgendo, che si definiscono socialisti ma che sono ancora pieni di contraddizioni. Però io sono estremamente ottimista in questo senso, sono ottimista perché sono convinta che la storia avrà il suo corso e finite, diciamo, queste contraddizioni, questi conflitti, sono convinta che comunque in tutto il mondo si riuscirà a raggiungere un modo diverso di vivere, rapporti diversi tra gli uomini. D'accordo. E parliamo ora invece di questa famosa ormai crisi in Iran. Proprio oggi Ciro, il pargoletto dello Shah di Persia, è andato a rendere visita a Mr. Carter, presidente degli Stati Uniti d'America. Ebbene, da quello che abbiamo appreso dal telegiornale, quindi da Mamma Rai, è apparso che tutto fosse all'insegna della cordialità. In questo momento, tra l'altro, scusami, ma mi avvisano che il telefono è stato bloccato, se non sbaglio, e ormai è consuetudine, cioè determinato ripetersi in una determinata maniera nell'arco del tempo. Comunque, ecco, ci hanno bloccato il telefono. E non so se posso dare anche il numero di riserva, non è possibile, mi fanno segno.
E comunque ecco, i nostri tecnici provvederanno ad, mi sembrava strano perché ho visto che eri gettonatissima come personaggio politico. E ecco, invece ora risquilla il telefono, e che è buono. Comunque ecco, il pargoletto Ciro ha visitato Mr. Carter, tutto bene, e appoggio degli Stati Uniti allo Shah. Mentre in Persia il popolo rischia con i propri caduti certi discorsi politici, certi problemi, certe contestazioni, certi proponimenti di cambiare la società. Ecco, c'è una telefonata. Pronto? Te le hai, eh? Sì, è Guglielmo? Sì. Ciao, Guglielmo. Senti, io voglio fare una domanda alla Bellino. Sì, dico. È questa. Vorrei un commento a questa frase. Sì. È facile fare il comunista in un paese democratico. Sì. È difficile, impossibile fare il democratico in un paese comunista. Ecco, d'accordo, è senz'altro una domanda polemica ma interessante, ti ringrazio. Ciao. Ecco, allora è facile fare il comunista in un paese democratico, è difficile fare il democratico in un paese comunista. Io, ecco. Secondo me questa è una frase fatta molto azzardata, perché io sono convinta di fare il comunista in un paese democratico, fra virgolette, bisogna vedere poi quale paese. Per esempio in Iran sarà molto difficile in Cile, molto difficile in tanti altri paesi, è difficile per esempio in Germania occidentale, è difficile in America. E è difficile anche in Italia fare il comunista, anche se oggi, grazie alle grandi battaglie che abbiamo fatto, grazie al fatto che il Partito Comunista, nonostante tutti i tentativi di metterlo nel ghetto, di farlo scomparire dalla faccia dell'Italia, con tutti i tentativi che ci sono stati nel corso di tutti questi 30 anni, compreso poi il ventennio fascista, beh, noi non ci sono riusciti, i comunisti sono presenti, fra il popolo, nella mentalità, nella cultura popolare, probabilmente oggi sarà meno difficile, ma io vorrei ricordare a questo signore che solo 10 anni fa era ancora molto difficile fare il comunista. E lo so anch'io, seppure io sono di una generazione che... Ecco, se mi fa segno la regia, scusami, puoi proseguire? Questa è l'ultima telefonata, possiamo rispondere nel primo tempo. Pronto? Volevo solo sapere, sì? E in Russia c'è solo radio e televisione libere. D'accordo, questa è la domanda? Sì. D'accordo, grazie. Oddio. Ecco, un'altra domanda senza. Sì, altro, ma anche questo so. Però è anche ecco, questo. Un sì, telespettatore di una radio libera. No, sono importanti, perché io per esempio non chiamerei radio libere quelle che stanno in Italia, scusate. Le chiamerei radio private. Perché anche su questo, che cosa significa radio libera? Beh, io non lo so, io dico delle mie impressioni più come donna così, che diciamo come una che fa attività politica. In Italia noi oggi sì, certo, abbiamo un interessantissimo fiorire di radio, di televisioni che esprimono potenzialità che fino ad ora erano state, se volete, messe sotto, fatte tacere, tutto quello che vogliamo. Però io non le chiamo radio libere o televisioni libere, ma sono appunto radio e televisioni private che ognuna di loro fa determinati discorsi, perché ognuna di loro prevede, diciamo, un intervento secondo la loro concezione, la loro, diciamo, il loro modo di vedere. Ora poi per quanto riguarda l'Unione Sovietica, beh, io sinceramente l'ho già detto, non lo ci stanno bombardando sulle domande dell'Unione Sovietica. Sì, gli interessi nazionali per quelli internazionali. Sì, ecco, questo è il limite, d'altra parte è interessante. Sì. Che è un dibattito che è aperto anche nel nostro interno, all'interno del partito, all'interno delle forze più anche più avanzate, più ecco, scusami Katia, la regia purtroppo mi fa segno che è finito il nostro primo tempo, e il nostro primo tempo era terminato con la domanda su il pargoletto Ciro che ha visitato Mr. Carter. Io vorrei che facessero ora delle domande rispetto a questo, a quella mia domanda. Rapporto per esempio Italia-America, e allora sarebbe anche questo interessante, perché io non è che nascondo le difficoltà che ci sono nei rapporti Italia-URSS e le differenze, però bisogna anche vedere l'altra parte, per cui critichiamo tutto in modo che noi riusciamo, diciamo, a prendere il meglio per costruire, uscire da questa crisi, costruire un'Italia che prende il meglio di quello e di quell'altro e riusciamo a fare. Purtroppo il regista mi guarda perché comunque è terribile il fatto che Carter, proclamatore dei diritti umani, vada o tramite il figlio comunque
dà la pacchettina sulle spalle allo Shah di Persia per dire che non ti preoccupare, che tanto vedrai che tutto finirà. Non finirà, perché il popolo vuole giustizia e vuole democrazia, e noi siamo con il popolo, chiaramente. Col popolo persiano. Ecco, io mi ripeto, mi dispiace, ma purtroppo la regia è senz'altro così in defessa, mi guarda e dice finito, anche perché vi ricordo questo programma domani sarà replicato alle 2, ci sono dei programmi, cioè dei problemi, scusate, tecnici, per cui il nastro non dura più di quella mezz'ora, dato che la trasmissione non può superare i 60 minuti. Primo tempo è terminato, ringraziamo Katia Bedillo, ringraziamo più che altro i telespettatori che ci seguono e che appunto non riescono nemmeno a me personalmente a far sì che io ponga delle domande a Katia Bedillo, ma sono più contento che queste domande vengano dai telespettatori. Vi ringrazio e a risentirci tra breve.